In Europa l'aumento dei predatori, soprattutto i lupi, mette a repentaglio la sopravvivenza delle produzioni biologiche e zootecniche. Il pastore transumante nasce per risolvere questo problema. Si tratta di un centro di selezione nazionale per cani da guardiania, a Sarezzano, sui Colli Tortonesi. Allevo razze tipiche regionali ed in via d'estinzione. Il pastore maremmano abruzzese, il pastore della Sila, dalla Calabria, il pastore fonnese, dalla Sardegna e lo spinole di Blei, dalla Sicilia. Guarda come ti piace. Okay. Non l'ho mai mangiato. Ma che bei dentini, sono denti nuovi, vedi? Ti mangio la lingua. È l'unica azienda certificata del settore, riconosciuta da Valor Italia e supportata da Ismea e dal Ministero dell'Agricoltura italiano. 1, 2, 3, 4, 5 della vecchia battaglia. Io. La sostenibilità dell'allevamento inizia dal cibo, che è sempre fresco e a chilometro zero. Scelgo carne cruda e ossa per rinforzare la masticazione e massimizzare le performance dei miei cani da lavoro. Allora, senti, allora prendi il cucciolo, praticamente a 3 cm dal cordone ombelicale, quindi nel senso dall'ombelico, a 3 cm di distanza, tu con le mani lo devi rompere. Quindi praticamente sì, non devi tagliarlo, perché praticamente altrimenti non si cicatrizza. Mi aiutano anche diversi collaboratori occasionali. Tra questi c'è Carolina, laureanda in scienze naturali. Questa pare sia la valle incantata di Tortona, cioè quando parli con persone dicono tutti là. Quindi probabilmente metà della popolazione di Tortona è stata concepita qua, quindi nascono pulcini, nascono cani, la valle della fertilità, Cascina Valpraia. Grazie al passaparola internazionale vendiamo circa 150 cani l'anno. L'obiettivo è sempre lo stesso, scegliere il cane giusto per la situazione giusta. Questa settimana è venuto Leo, dalla Norvegia. When she came out and asked, and says someone has given birth, I was pretty sure it was her. No, she's bigger. Yeah. Probably she's got more puppies, but the timing was different. She needs still 2 days, but I thought that the pheromone, they were influencing her. So I measured the temperature. When the temperature is dropping down 1.5 degree, within 24 hours she will give birth. Non c'è differenza tra lavoro e vita privata. L'allevamento è anche la mia casa, dove vivo assieme a mia moglie e ai miei 3 figli. È un frisbee, si chiama Miriam. Tu preferisci chiamare lui Leo, Leonardo o Eric? Eric. Ah sì? I live in Norway and I'm here to pick up some dogs. And ho heard about Daryl. Cioè vive in un fiordo, in qualche maniera deve iniziare un allevamento di pecore e poi avrà bisogno di cani da gestire per in qualche maniera limitare le predazioni da corvi, aquile e volpi. I was wondering why you need dogs. If you have a peninsula that you can close, you can just catch away the wolves and you're ready. But if you have the predators from above, you cannot close obviously from above. Exactly. Okay. Canta con lui. Cam Leo. And that's your boy. Perfect teeth. Yeah. Nice expression. Oh,
Yeah.